Che vita! 2000 euro al mese per la badante. Oh. Bravo, mio marito è lavoratore, ma non capisco un caso. Che vita! Che vita! Buonasera! Buonasera! Facciamo 22 Che cosa c'è da brontolare, eh? Cosa vuoi che pronto? Di cosa vuoi? Tubercolosa de una diavola! Sì, hai sposato chi, mio figlio, solo per i soldi? Tu sei un vecchio porco, invidiosa! Di un'invidiosa! Vergogna! A proposito, dov'è? Dov'è Caio? Dai, dimmi dov'è Caio! Sarai in mezzo ai campi, vuoi che stia a casa con una testa come la tua? No, lo chiamo! Chiamalo! Lo chiamo, io non sopporto più la sua... Ciao Maria Salvador, come ti sta? Brutto, porco, è un figlio di Tomare. Italo, non gli dici niente a questa, come mi tratta? Che padrone di casa qua? E mi tratti così? Ma guarda, non fa bene il suo lavoro. Ma guarda, è il mio piccolo. E il tuo piccolo sarà a scuola, sarà in giro a giocare, che ne so io. Non devo lavorare nei campi, se ne sono in casa. Che bello il mio piccolino. Amore. Ciao mamma. Amore mio. Dai, lascia stare, ho già 8 anni, basta con questi bacetti. Oh, ciao papà. Rispetto te. Lasciami stare, sono alla mamma. E anche il tuo babbo. Lasciami tranquillo, ciao nonno. Ecco, sempre colpa mia. Questa baldracca non ti tira più, no, non la smetti, la smetti. Italo, lasciala stare, Italo! Sì, ti mando in casa di riposo, me la tengo io a Maria Salvador. Che gioia, che dolore! Oh, Dai, mamma, lascialo stare, tanto non cambierà niente. Dai, ti siedi e non fai niente! Io dove sei fermato? E sei mio? Ma che è mio? Dai, vieni qua, ma l'ho preso. Sì, e sei mio? E ti sei fermato? Figlio, che? No, sai te che devi venire qua? Sai che ti faccio? Io ne sparo. Non puoi. E perché? Sono disarmato. E allora sparo in aria, in senso intimidatorio. E io non mi intimidisco. E allora che faccio? E te sai, fa male? Fegato! Ma che fegato? Quella è la milizia! E ce l'ho a sinistra, io la milizia! Come sei a sinistra? Ma dai, su! Ma l'ha fatta una cura nuova per fegato? Dove ho? Qua? È andato a Villa Romita! A Villa Romita? Dottor Maggi! Dottor Maggi? Ma se correvi un altro po' che ci arrivavamo a Villa Romita! Certe punture! Sì, sono buone! Ma non ti acchiappo uguale! Vieni, vieni! Dai! No! No, cioè. Fagli vedere la TV! Dai, fai qualcosa! Non fai mai niente! Fagli vedere se la vieni qua, marci! Gentili telespettatori, buonasera. Abbiamo interrotto le trasmissioni per questioni mediche. La notizia è stata confermata dalla Guardia Nazionale. Le previsioni sono di venti che soffiano a 300 km/h. Con formazione di tornado. Ci sono già gravi danni.
Tutta la popolazione invitata a restare nelle proprie abitazioni. Ringraziare. È tornato. Ringraziamo per il gentile ascolto e ci sentiamo al più presto. È tornato! Chi sei? Chi è sto tornato? Le galline! Ma si mette la vacca! Si mette la vacca dentro le galline! Informazione della Guardia Nazionale, siamo stati informati che le previsioni meteo sono ritornate di tipo sereno variabile. Vi invitiamo a seguire le nostre trasmissioni. Scusate del... Buongiorno, Sor Cesare. E chi arriva? Lo Vespasiano. Che sei venuto a fare? Vespasiano, piani via, sei venuto? Sì, okay. Pensavo di sì. Ancora ci pensi? Eh? Dopo tutto quello che ti ho creato qua, per futuro tuo e dammi via, ancora ci pensi? Che so 5 anni che te la trombi, eh? Mi dici che te la sposi e non te la sposi mai. Vieni qua, vieni, che ti passa assaggiare un po' di prosciutto dolce dolce. No, no, non ti ho mangiato. Sei stinco. Ha mangiato? Ti fa male lo stomaco? No, no, assaggia sto prosciutto, hai cornuto! Ti piace? Com'è? È buono? È dolce? Teo, assaggia sto olivetta greca, senti no, che... No, olive... Sono allergico. Cornuto, mangia sta olivetta! Com'è? Greca. È greca? Mo te lo a te che è greca. Mo te racconto una cosa, io qua, io. Che te racconto una bella cosa, io qua, io. Allora, l'altro giorno, no, è venuta la mia figlia e mi fa, ah papà, mi porti a via venire a comprare scarpe. Che te lo dica a fa? E il cuore mi si è proprio riempito proprio. Mi si è aperto di gioia, mi si è aperto. E insomma, se incamminiamo, andiamo verso via Veneto. A un certo punto passano due che dicono una frase che non è che mi è piaciuta tanto nei confronti della mia figlia. Mi giro, mi riguardo e gli faccio a cornuti che c'è da di contro la mia figlia? Eh? Mi si avvicina il più grosso, mi dà un cassotto in bocca, non mi muovo di pezzo. Me lo guardo, puh, sputo per terra, a fiota una mignotta, ma anche il sangue mi ha fatto uscire. Ma avvicino, gli do destra e sinistro, per terra secco, setto nasale spaccato, labbro spaccato, tre denti rotti. Me lo so guardato, a cornuto, e il sangue è torrido, lo sto facendo uscire. Hai capito? A fiota una mignotta. Viene la mia figlia, mi fa. Ma papà, ma che è successo? Niente, amore mio, due di passaggio. Hai capito? Mo che ti ho raccontato sta cosa? Te la sposi sì o no la mia figlia, sì. Cornuto? Sì. E no, sì. Non mi chiedo mai che la metto.